Siamo in diretta. Stavo ripassando le dosi. Sto facendo la checklist. C'è una persona. Due persone. Tre persone. Quattro persone. No, quattro non ancora. Quattro adesso. Si sente? Diteci se si sente perché non abbiamo l'auricolare oggi. Si sente, Giulio Blanda eh? Ciao Giulio, ci ciao. sta guardando. Mauro Canepa, vedo la foto, ma non si è palesato, ma lo vedo, lo riconosco. Devo togliere il rumore io. No. Siamo già a 27. Ah. E Daniela Perrone dice che si Si sente. sente Giulio bene. ricambia il saluto. Mauro Canepa mi saluta. Ci saluta. Laura Manchino, Alessandra Costa, Jeannette Bonzani, Samantha Senis da Samantha e Martina, come l'altro giorno. E direi sì, mio fratello, hello, ciao Marco, Elda D'Agostino, Patti Patrizia, ciao Claudio. Ciao a tutti, faccio un saluto cumulativo perché no. Allora, bene. Benedetto Salerno, forte e chiaro, la Mari ci sta guardando. Vabbè, io direi che iniziamo a fare l'impasto. Sì, sono le 6 meno un minuto, Ah, manca ancora un salutiamo ancora minuto. due Sì, persone. La no. Mari, te l'ho detto, si è collegata dal negozio. Dal negozio. Ciao, non sono preparata. Cosa si prepara? Caterina Parodi. Facciamo la torta pasqualina. La Col torta pasqualina. metodo antico, quindi con le bietole a crudo, bietole tenere lavate, e facciamo la pasta matta che ovviamente per io ho già in cottura una torta pasqualina, ho già la pasta matta pronta in frigo. Noi faremo tutto da zero, ma almeno riusciamo ad azzerare le pause. Oggi vi lascio andare a preparare in cucina un po' più velocemente perché se no avremmo dovuto aspettare un'ora di riposo della pasta matta almeno e 45 minuti di cottura della torta pasqualina. Quindi se qualcuno la vuole fare in diretta con me, sappia che diventa complicato stasera perché io salterò il tempo del riposo della pasta matta. Ci sono ancora Severo Malfatti, ciao a tutta la famiglia. Roberta Epicarmo, che se non erro è quella che ha fatto la focaccia con noi Ah, in tra l'altro, a diretta. proposito, già che aspettiamo che arrivino i ritardatari, che poi i ritardatari per modo di dire, perché sono le 6 e 1 Sì, adesso. ora poi iniziamo. Allora, sono contento di tutte le foto che ho ricevuto dalla focaccia perché comunque disastri non ne ho visto neanche uno. E anzi, delle ottime focacce. Quella di Roberta ce l'ho davanti agli occhi, mi viene in mente perché è una delle prime che ho ricevuto ed era, direi, per essere, mi sembra, la prima volta assolutamente un'ottima focaccia, ma era un'ottima focaccia in senso assoluto. E il video della focaccia direi che ha avuto successo perché a pochi minuti fa abbiamo superato ampiamente le 5.000 visualizzazioni, quindi direi che oltre alle persone che erano collegate, mi fa piacere se poi ne hanno usufruito anche tante altre persone. E quindi vabbè, hanno imparato a farla anche al di fuori dell'Italia, questo è importante perché almeno cerchiamo di espandere un pochettino il regno della focaccia non solo all'interno della Liguria, anzi di Genova, perché poi anche in Liguria ci sono posti che non la chiamano già più focaccia. E niente, speriamo che con la torta pasqualina stasera si riesca a fare la stessa cosa. Allora, intanto che aspettiamo gli ultimi ritardatari. Farei l'ultimo giro di saluti e poi partiamo. Sì, tanto allora.
Vai, vai. Simona Dori, ciao Ciao Simo. Simona, Monica Bonaldo, mia mamma, ciao mamma, Raffaella Marocco, Ciao Raffaella. Marina Stocchi, Ciao Marina. Simona Dori, ciao ragazzi, Laura Feltri, ciao, Antonella Ciao Laura. Bertoletti, ciao, la Emi Epis ci sta guardando, ciao Emi, Elena Cacace, ciao, tua mamma, le mamme sono fedelissime, saluti da Sant'Agostino, dice mia Se madre. no non li si porta più da Crico mangiare, crico, Raffaella. anche lui, ragazzi, buonasera, ho fatto la vostra focaccia, uno spettacolo, grazie. Bene, bene. Cristina Fonseca, Marisa Pertuso, ciao ciao, Caterina Parodi, Monica Raimondi, anche lei fedelissima, Rosaria Dondero, Simone de Goletortinard, scusate la mia pronuncia, ciao, ieri Francese. ho visto il video degli gnocchi, dice Roberta, e Roberto Bo e Greta Chiarlo, siamo tutti qua per ora, Perfetto. 63 Vabbè, persone, io iniziamo! direi che iniziamo. Allora, intanto Marilena e tutti quelli che scrivono da fuori Genova, questo è uno dei nostri must genovesi. Dopo la Dopo focaccia. la focaccia, diciamo, ma no, forse anche prima della focaccia, perché a livello di piatto proprio Ah, beh, sì. sostanzioso è un piatto completo, mentre la focaccia è un accompagnamento, o comunque una colazione, uno snack, uno spezzafame, poi vabbè, si mangia in tutti i modi. La torta pasqualina è un classico proprio della cucina dei nonni. Noi oggi facciamo la versione con le bietole, perché la torta pasqualina si può fare anche con i carciofi. Il meccanismo è praticamente lo stesso, con la differenza che le bietole, e qui c'è già il primo rullo di tamburi, perché tutte le volte che lo dico ai corsi la gente rimane stranita, chi non conosce, diciamo, le origini della torta pasqualina. Le bietole sono a crudo, ovvero, chiaramente cuoceranno in forno insieme al resto degli ingredienti, ma non le cuociamo in anticipo. Ci sono tante, tante versioni poi della torta pasqualina. Tra cui quella di spadellare le bietole dopo averle addirittura anche prima bollite. Questo però secondo me è un peccato, perché la bietola comunque perde tantissimo sapore e lo rilascia nell'acqua di ebollizione, e poi per quanto le andiamo a spadellare in un pentolino con un po' d'aglio, rischiamo di bruciacchiarle anche un po'. Quindi, vi farò vedere il modo per evitare che vi facciano tanta acqua, e soprattutto come andare a sopperire a quella parte di umidità che abbiamo chiaramente all'interno, che può andare ad attaccarci la pasta allo stampo, alla teglia. Allora, carrellata sugli ingredienti, poi ve li incolla la Bubi. Allora, bietole, innanzitutto quello che riguarda, anzi, partiamo dalla pasta matta. Allora, la pasta matta è il modo con cui chiamiamo questo impasto, perché tanti fanno la torta pasqualina con la pasta sfoglia, non c'entra niente. La pasta sfoglia, soprattutto poi quella comprata, peso che peso. Quindi, la pasta matta è una pasta fatta solamente di acqua. Un pochettino d'olio, e poi vedremo che io metto anche una piccola variante con un'aggiunta di poco latte, poi vi spiego il motivo, pizzico di sale, basta. Allora, che farina? Usiamo della farina Manitoba, quindi si può fare anche senza la farina Manitoba, però dovete aver acquisito una manualità talmente efficace nella manipolazione della pasta, e non farla, non, per non farla bucare, che vi consiglio di farlo poi un po' più avanti. Magari quando avete preso la mano, iniziate a ridurre la percentuale della manitoba, quindi fate magari metà manitoba, metà farina debole, e poi fino ad arrivare quasi a usare anche solo farina debole. Questo darà un vantaggio alla sfoglia, che diventerà un po' più croccante, però la manitoba ce la rende più elastica ed è più facile creare i vari strati. Quindi mettiamo nella ciotola della planetaria, ma si può assolutamente fare a mano, quindi chiaramente vi prendete la dose di farina, che in questo caso è di 300 grammi,
e l'andate a mettere in una ciotola più grossa e aggiungete i liquidi tutti insieme. Allora, vedete che i liquidi sono già tutti insieme. Il latte ovviamente ha colorato l'acqua di bianco, e l'olio rimane in superficie. Quanti liquidi sono? Sono 140 ml, o grammi, perché nel caso dell'acqua corrispondono le due cose, di acqua naturale, 20 grammi di olio extravergine d'oliva e 20 grammi di latte. Per un totale, abbiamo detto, di 300 grammi di farina. Quindi 300 grammi di farina con un pizzico di sale già mescolato all'interno, 3 grammi praticamente. Andiamo a mettere nella planetaria, facciamo partire e giriamo a filo e versiamo a filo il nostro mix di liquidi. Chiaramente la Manitoba, ne abbiamo già parlato un pochettino la lezione sulla focaccia. È una farina che assorbe molti liquidi. Infatti, se facciamo il calcolo, abbiamo 140 più 20 più 20, abbiamo 180 grammi di liquidi su 300 di farina, quindi siamo ampiamente oltre il 50%, che di solito è un po' la soglia di compatibilità di proporzione tra liquidi e farina. In questo caso avremo un impasto molto morbido, ma deve essere morbido, quindi non vi preoccupate se vi sembra molto più morbido rispetto, per farvi un esempio, a un impasto di pasta fresca, la classica pasta all'uovo, perché chiaramente deve avere una consistenza estendibile in maniera semplice col mattarello, ma anche con le mani. Quindi, una volta che la farina piano piano si assorbe l'acqua, la finiamo a mano, quindi la planetaria serve solo per evitare di sporcarci tutte le mani. Come ripeto, se la impastate a mano farete lo stesso identico procedimento, quindi aggiungerete a filo il liquido, e quando l'impasto si stacca dalla ciotola, quindi non avete più pezzi di impasto molle attaccata alla ciotola, la stendete sul piano di lavoro leggermente infarinato e la finiamo a mano. È importante, come vi dicevo prima, il riposo per questo tipo di pasta, perché se voi provate a stenderla subito, non è così estensibile come invece lo è con il riposo, perché la farina tenderà a tornare indietro e quindi il vostro impasto tenderà poi a rompersi se insistete troppo. Andrea ci chiede gancio o foglia nella planetaria? Allora, in questo caso puoi usare sia la foglia che il gancio, perché è un impasto morbido. Dipende dalle dosi che utilizzi. Io adesso non ho un bicchiere enorme e quindi il gancio mi prende bene comunque l'impasto. Se fai una dose un po' più bassa, quindi dovessi fare una mezza dose perché magari hai una teglia piccolina, ti conviene usare la foglia, perché la foglia, che vi faccio vedere che cos'è per i meno esperti, è questa, che si chiama in gergo foglia, si chiama anche scudo, si chiama cappa nel caso della Kenwood o nel caso della KitchenAid, foglia perché ha la ramificazione che assomiglia a una foglia. In questo caso, il vantaggio della foglia è che ha una superficie di presa più ampia rispetto a un gancio, quindi per gli impasti più piccoli, a patto che siano impasti tendenzialmente morbidi, riesce a pescare meglio. Se usate la foglia per un impasto molto duro, rischiate di rompere la planetaria, perché fate. Ok, avete visto cosa avrà impastato? 2 minuti? 2 minuti e mezzo? Questo è l'impasto che otteniamo, quindi, come se si può vedere, è un impasto morbido, però non è un impasto che mi lascia sporche le mani. Per rifinirlo, cosa faremo? Andremo a fare una pirlatura, come abbiamo fatto con l'impasto della focaccia, e vedete che è bella liscia. Quindi, a questo punto, pellicola trasparente. Io vi consiglio, siccome è molto morbido come impasto, prima di impellicolarlo, una spolverata di farina proprio appena appena accennata, in questo modo, proprio per catturare eventuale umidità. La mettete nella pellicola. Infatti Patrizia si è persa 3 grammi insieme alla farina di cosa? Sale Sale? Sale. fino. E mettete in frigo un'ora.
La pasta matta si conserva anche un giorno nel frigorifero, perché questa qui tra l'altro è molto molto simile, e qui altra chicca, all'impasto della focaccia di Recco, perché la differenza nella focaccia di Recco è che di solito non si usa quel piccolo quantitativo di latte, ma quei 20 grammi di latte praticamente diventano altro olio. Perché ho messo il latte? Allora, il latte, come tutti sapete, contiene uno zucchero che è il lattosio. Il lattosio in cottura tende a dare un po' di colore, come tutti gli zuccheri. Quindi si sviluppa una reazione che in cucina si chiama reazione di Maillard, che è la caramellizzazione degli zuccheri, e conferisce alla pasqualina quel colore tipico di prodotto da forno, quindi bello bello dorato. Potete farla assolutamente anche senza questi 20 grammi di latte, e a quel punto li sostituite in olio. Quindi potete fare magari 300 grammi di farina, 30 grammi di olio e magari il 150 di acqua. Quindi aggiungete 10 grammi di acqua e aggiungete 10 grammi di olio, per non mettere proprio 40 grammi di olio. Plinio ci chiede, posso usare il Bimby per l'impasto? Sì, qui lo puoi usare perché non dobbiamo creare una maglia glutinica forte come nel caso della focaccia. Per la focaccia ti avrei detto di no, perché chi ha visto il video, chi ha visto la diretta, l'abbiamo lavorata molto con la planetaria e il Bimby ti avrebbe tagliato continuamente l'impasto. In questo caso la maglia glutinica non è necessariamente da creare, perché non abbiamo lievitazione, cioè non contiene lievito, quindi noi abbiamo bisogno solo che l'impasto contenga a monte una farina già come caratteristica estensibile. L'impasto non deve diventare assolutamente un impasto molto molto forte. Allora, questo è il risultato dopo un'ora di riposo nel frigo. Quindi chiaramente la quantità è sempre la stessa. Cambia solamente il fatto che la pasta adesso si è rilassata, quindi riusciremo a stenderla senza che torni indietro in maniera molto violenta. Allora, cosa importante per la preparazione delle sfoglie? Perché delle sfoglie? Perché addirittura le nostre nonne, ma forse anche prima, perché mia nonna non mi ricordo che abbia fatto più di 2, 3, 4 sfoglie. Però più indietro andiamo nel tempo, sembra che ci sia una leggenda che dice che la vera pasqualina fosse formata nella parte superiore da 33 sfoglie di pasta, ovviamente tirate talmente sottili da essere quasi delle veline. Questo perché, essendo del periodo pasquale, riportava gli anni di Cristo, quindi i 33 anni erano equivalenti alle 33 sfoglie. Non lo so se sia vero o no, cioè obiettivamente io non c'ero, quindi no, non ve lo so dire, però diventa molto molto complicato ipotizzare che sia vero, perché 33 sfoglie, per quanto sottili, fanno diventare una mappazza sopra la nostra torta che vedo un po' difficile poter realizzare veramente. Quindi noi oggi la faremo con un paio di sfoglie sul fondo, quindi non solamente una, ma ne metteremo due proprio per prevenire un po' la rottura dovuta all'umidità delle bietole in cottura, e quindi con due sfoglie gli diamo un po' più di struttura. E nella parte superiore proveremo a farne tre, se con questa parte di impasto ce la facciamo, se no ne facciamo due, va bene lo stesso. Allora, ipotizziamo di fare quindi due e due. Tagliamo il nostro impasto a croce con un tarocco in quattro pezzettini uguali, ok? Quindi queste sono le nostre quattro sfoglie. Un consiglio: siccome all'inizio ne useremo solo due, perché useremo quelle del fondo, le altre due le vado a coprire di nuovo con la pellicola, perché l'aria è nemica degli impasti, fa formare una pelle sopra e mi si secca, e quando la stendo mi si rompe. Quindi iniziamo dalla prima. Prendiamo la nostra pallina di pasta. La schiacciamo un pochettino con le mani, come fare una piccola pizzetta,
Mettiamo un po' di farina sul bancone e poi a questo punto potete, in questo caso vi concedo l'utilizzo del matterello, solamente perché dobbiamo farle sottili e se si può fare anche a mano, però dovete avere un po' di manualità perché rischiate poi per stenderla tanto sottile con le mani di romperla e allora diventa un po' un problema. Quindi matterello, andiamo a dare qualche colpo verso un lato, verso l'altro. Intanto che te stendi, continuo coi saluti perché Sì. siamo 76 in questo momento, Se ci eh? sono delle domande, Sì, le leggo tutte. fammele. La Piergi dice: ciao Claudio Bubi, un abbraccio, poi guarderò la vostra differita. Sì. Claudio, sei sempre un grande. Grazie. Maria Clavarino ci sta seguendo. Paolo Borean, Benedetta Motta. Angela Di Eva dice: musica per le nostre orecchie, ascoltarti. Grazie. Giorgia Savaia ci sta guardando, appena arrivata, dice: ciao, bravissimi, vi guardo domani. Mariella Rosaria Chiofalo. La Pina dal piano di sotto. Ciao Pina. Ciao Pina. La Valeria Borrelli. Ciao Borre. E tua sorella. Eh sì, tua cugina, Dicevo, non lo scusatemi. sapevo. Sandra. Ciao Sandra. Non sapevo Si è di aggiunta essere. adesso Alessandra Lauria. Ciao Claudio Bubi. Ormai Ciao. salutano anche me. Grazie, La grazie. regista qua. Mirko Ode Pemco Ciao ci sta Mirko. salutando. Poi ho visto anche dal mio cellulare e faccio così, Angela Carimati, ciao dalla Brianza, da lassù. Allora, nel frattempo, E Paola Carimati, le ciao sorelle. Paolo. Allora, nel frattempo vedete che io sto facendo questo lavoro, tanto poi me lo vedrete fare quattro volte, quindi abbiamo tempo di ripeterlo lentamente. Allora, la sfoglia che ho steso inizialmente con il matterello, poi non continuo a farlo col matterello per un semplice motivo, perché non si sente? Ah, Io mi perché allontano però. essendo una pasta molto molto umida, se io continuo a stenderla sul bancone, sottile sottile, rischio che poi mi si attacchi al bancone, prima o poi mi si rompe. Quindi, soprattutto la parte che deve stare sul fondo, devo cercare di evitare che si vada a rompere. Questo vale anche per la focaccia di Recco. Allora, vedete come inizia a essere bella trasparente, ok? Non andrei oltre perché deve essere la base. Quindi prendo il mio stampo. Allora, questo è uno stampo di alluminio molto, molto comodo per cuocere le torte, tra cui la pastiera. Questo è uno di quegli stampi che se comprate la pastiera a Napoli ve lo regalano insieme alla torta che comprate. Se no, si trova anche nei negozi. È molto leggero, non è il classico stampo pesante che fa un po' da resistenza sul fondo. Allora vado a mettere la sfoglia e devo cercare di far scendere un po' come quando fate la crostata, no? Che dovete far andare la pasta bene negli angoli, perché sennò chiaramente la riempite solo a metà di confettura, in questo caso di ripieno della nostra torta. Allora, a questo punto, primo strato fatto, andrò a mettere un goccino d'olio. L'olio chiaramente mi fa da conduttore termico tra una sfoglia e l'altra, no? L'olio, come tutti i grassi, sono dei conduttori termici. Quindi se io metto un pochettino di olio, quando cuoce, inizia a friggere quest'olio, mi aumenta la temperatura e mi fa distaccare i due strati. Quindi i due strati non si attaccheranno l'un l'altro, ma rimarranno anche leggermente distaccati. Allora, sposto un attimo la teglia, prendiamo la seconda pallina. Quindi, farina. Allora, tanto che fai rivedere il procedimento, Sì. domande. Dov'è? Sai dire il diametro? Allora, questa qui dovrebbe essere un 20, aspetta che te lo dico subito. Controlliamo col metro, che Metro. come l'altra volta, chi non ce l'ha in cucina? Questa è un 20, allora è svasata sul fondo, quindi è un 23 nella bocca in alto, un 20 è in basso e molto più bassa. 22 sotto, sì. 22 22. sotto, 23 sopra. Poi, io non riesco così, dice Simo Bressan, ci vuole un po' di manualità. Lo Allora, stampo è unto? lo stampo è unto, unto con, io ci ho dato una pennellatina d'olio proprio sul fondo, potete ungerla anche con un po' di burro. Usavano lo strutto in passato perché chiaramente Tipo era più coloretti. facile avere lo strutto che l'olio extravergine di oliva.
Allora, è molto, non è difficile, cioè voi guardate, io ho schiacciato il mio quarto di impasto, l'ho schiacciato a ditate in modo da, come fare veramente una pizza, come fanno i pizzaioli per stendere la pizza. Poi chiaramente cercate di dargli subito una forma rotonda, perché se gli date una forma un po' tutta quadrata, rettangolare, chiaramente per quanto poi riusciate a stenderla bene, non andate a coprire il diametro della teglia. Una volta che avete più o meno tenuto circa un palmo di diametro, andate a prenderla e vedete che io faccio questo all'inizio come se dovessi assottigliare i bordi, perché chiaramente prima di concentrarmi sul centro, che è quello più soggetto a rottura, vado ad assottigliare i bordi. Quindi assottiglio bene i bordi in questa maniera. Quando arrivo ad avere circa un 25 centimetri di diametro, allora pa mi passo la pasta da un dorso della mano all'altro, vedete? L'allargo leggermente con le dita e me la passo da uno all'altro. L'allargo delicatamente, ma non in maniera timida, nel senso dovete fare dare una certa distensione alla pasta, se no rimarrà sempre molto molto piccolo come diametro. Invece allargate, non vi preoccupate, dopo il primo, se vi si crea anche un buchetto, non c'è problema, perché tanto andiamo poi questo è il secondo strato. L'importante è che non siano mai rotti, l'ultimo verso il basso e l'ultimo in cima, perché è quello che appena la torta vi esce dal forno si gonfia, no? Se guardate la foto che io ho messo sul post che invitava alla diretta, l'ho modificata poco fa perché ho messo la foto della torta che io ho già sfornato. Chiaramente adesso collasserà, no? La palla che si crea dopo la cottura diventa molto più, si abbassa dopo la cottura. Allora, ok? Vedete che sembra un lenzuolo. A questo punto prendo il mio stampo e vado a mettere il secondo strato. Faccio lo stesso lavoro che ho fatto prima e mi creo un pochettino di bordo, perché questo bordo poi chiaramente in parte verrà tagliato, in parte verrà creata quella specie di coroncina arrotolata, il cordoncino, diciamo, classico della torta pasqualina. Ok, chiaro? Vedete che sono i due strati sono uno attaccato all'altro, ma non si sono appiccicati perché l'olio me li tiene abbastanza separati. Adesso viene il bello, bietole. Bietole, mi raccomando, non fate la torta pasqualina con roba surgelata. Cioè, allora, tanti confondono la torta pasqualina con la torta di verdura delle 7:30 di sera. La regista, quando la conobbi, praticamente la sua cena tipica era pasta buitoni, bietole surgelate, frullate alla bene meglio con ricotta, un uovo, sale, pepe, buttate dentro Parmigiano, scusa, se la parmigiano, ricetta la dai dalla bene. ricoperta di Ecco. un'altra bella pasta buitoni, Certo. forno e via. E quella Buonissima. era una torta pasqualina. No, 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 no. Quindi la torta pasqualina va fatta con intanto le bietole fresche, oppure, come abbiamo detto prima, i carciofi. Quindi prendiamo le bietole che abbiamo provveduto già a lavare, a sciacquare leggermente, la sous chef qua, e a togliere gran parte dei gambi, cioè la parte proprio spessa dei gambi. Prendiamo, allora, mi faccio un po' di spazio, che oggi siamo un po' più nello Tanto stretto. salutiamo Valeria Mallia che si è aggiunta e la Ale Maggiolo. Ciao Ciao Ale. Ale, ciao Vale. Allora, prendiamo una manciata di bietole, proprio da chiudere in un palmo come se fossero una cosa unica, e le andiamo a tagliare grossolanamente in questa maniera. Non dobbiamo fare dei tagli troppo troppo sminuzzati, dobbiamo poi le giriamo al contrario e gli diamo anche un taglio in questa maniera, ok? Quindi un taglio molto molto grossolano. Diciamo delle striscioline un po' più grosse. Poi prendiamo un altro pugno di bietole e andiamo a tagliare in questo modo. Erbette, no coste.
Erbette meglio, sì, erbette devono essere tenere, non devono essere troppo troppo dure. Ciccio, eh? Qua c'è sempre il nostro gatto che deve smetterla di... Quantità bietole? Allora, quantità bietole, due mazzi. Questi erano due mazzi abbastanza copiosi. Tenete conto che erano due mazzi da circa 2 etti e mezzo l'uno di bietole pulite. Quindi saranno stati abbondantemente 3 etti e mezzo da sporche. Diciamo una mezza chilata di bietole pulite. Poi tanto se ve ne avanza un po', ve le potete congelare per fare un'altra cosa. La pasqualina fatela sempre partendo da bietole fresche. Proprio perché le usiamo a crudo, quindi non avrebbe senso andarle a congelare per poi doverle passare in padella. Tiger è piaciuto. Allora, perché non le taglio sottili, sottili, sottili? Perché la pasqualina è una delle torte salate che cuoce di più di tutto il panorama delle torte salate classiche, perché cuoce 45 minuti. Quindi queste bietole hanno tempo di diventare quasi una crema in cottura, a patto che siano tenere. Se mettete delle bietolacce spesse con una costa grossa un dito, diventa tutto molto complicato. Allora, a questo punto una cosa è fatta, ci prepariamo un trito di maggiorana fresca. Questa purtroppo ha preso un po' un brutto colore perché l'avevo congelata, però è fresca. E l'aglio, un mezzo spicchio d'aglio, diciamo l'equivalente di un paio di cucchiai. E vado, L'aglio è già lì in mezzo, che non l'aglio è si è già qui in visto. mezzo. Ok. E vado a tritare in maniera fine, più fine che posso. Alessandro Bertamini, ciao, e Ciao Ale! Massimo Barbetti ci Ciao stanno Max! guardando. La Lorena, ciao Lo. Ciao Lo! Questa magari alla sera è un po' presto da fargliela fare perché si taglia le dita, però. Qualcuno aveva fatto una domanda. Ok? Allora. Maggiorana e aglio la mescoliamo già insieme alle bietole, va. Poi, adesso viene il bello. Vi ho detto che vi spiegavo come fare per evitare la maggior parte dell'umidità, che le bietole rilasciassero la maggior parte dell'umidità. Come facciamo? Utilizziamo un pochettino di farina, quindi la stessa farina che avete usato per fare l'impasto. Qui a occhio, tenete conto che su circa mezzo chilo di bietole ce ne vorrà un po', però dirvi una quantità precisa non lo so perché dipende quanto avete lasciato umide le bietole. Ora vi faccio vedere nel mio caso. Spolvero, diciamo grosso modo, avrò messo un 30 grammi di farina, l'equivalente di 3 cucchiai, e vado a mescolarla con le mani. Si vede? Devono diventare leggermente opache, e questa farina che cosa farà? Andrà ad assorbire gran parte dell'acqua che le bietole rilasciano e mi impedirà da un lato di far diventare il fondo della torta una pozzetta umida e dall'altro creerà una specie di crema perché farina più acqua chiaramente sono le basi di qualsiasi besciamel, no? Cioè farina e latte, ma l'acqua in questo caso fa la stessa funzione. Quindi avremo una cremina unita alle bietole che sarà quella che dà compattezza alle nostre bietole senza farle diventare slegate dal resto del composto. Ne metto ancora un goccino. Ok? Quindi diciamo che in questa quantità ho messo un cucchiaio di farina per ogni etto di bietole, no? Per darvela semplice, quindi leggermente meno, ma ragionate in questi termini, quindi mezzo chilo di bietole, 5 cucchiai di farina. Vedete che mi si attaccano un po' le mani perché si sta già creando questo effetto pastella. Ora mi sciacquo le mani e andiamo avanti. Si è aggiunta Patrizia DG. Ciao Tanto, Patri. ciao No, Patri, tanto dimmi se ci sono. domande no.
Ho lasciato indietro apposta la domanda e l'uovo di Roberto, perché poi lo Aspetta, spiegherai aspetta, dopo, aspetta. quindi Allora, non l'uovo. andiamo avanti con le spiegazioni. Non... La cosa importante che vi posso dire per ora è che l'uovo dentro la pasqualina, nell'impasto, non ci va, no? Punto. L'uovo si usa poi con un'altra maniera. Infatti. Allora, torniamo alla nostra teglia. Anche qui mettiamo un goccino di farina sul fondo. Anche qui l'equivalente di un cucchiaio, ok? Ho spolverato leggermente di farina e vado a prendere le bietole che vado a mettere all'interno. Scusa, che farina hai usato? Avevo ricevuto una chiamata sul Manitoba, telefono. Manitoba. Manitoba, che dà elasticità, assorbe bene i liquidi, quindi oltre ad assorbirmeli durante l'impasto, in parte me li assorbe anche durante la cottura. Tanto riposto gli ingredienti. Se si vedono, perché l'altro giorno abbiamo avuto dei problemi Voilà, con... vedete com'è bella piena di bietole, ma le bietole sapete benissimo che essendo molto ricche di acqua, chiaramente una parte evaporerà durante la cottura, quindi si abbasseranno un po' come l'effetto che fanno in padella. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Parmigiano, ok? Parmigiano, 50 grammi. No sale, no pepe nelle bietole? Poi lo mettiamo, ora lo Poi, poi, mettiamo. aspettate, aspettate. Voilà. Sale fino. Eccolo. Qui QB perché dipende quanto il vostro parmigiano è sapido. Il mio, questo qui è un grana padano, quindi non è molto 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 stagionato, quindi ne metto un goccino di più. Se avete un parmigiano reggiano 26 mesi o anche più, usate meno sale perché chiaramente la stagionatura fa sprigionare molto di più anche la sapidità. Un po' di pepe, che non manca mai. E un po' di noce moscata. A questo punto è arrivato il momento della mitica prescinzea. Allora, la prescinzea, che chi non è genovese, ma anche tanti genovesi non sanno neanche come si pronunci, è Prescinsewa? Prescinsewa. prescinzewa. C'è un cliente che viene nel negozio, vorrei un vasetto di prescinzewa, però gli piace, non sa neanche che cosa sia, ma ormai ci ha preso gusto, gli piace. Allora, è praticamente una quagliata, quindi è una sorta di prima lavorazione del latte, leggermente acidulo. Praticamente, come si può spiegare? È una via di mezzo tra una ricotta e uno yogurt, detto proprio in maniera molto semplice, però che ha questa base acidula molto piacevole, soprattutto nelle preparazioni salate, nelle torte in generale, torte di riso. Noi la mettiamo anche nella salsa di noci al posto di panne e cose varie, proprio perché era l'ingrediente che bilanciava la dolcezza delle noci e così via. Allora, Quindi non ricotta, perché no. Simo Bressan dice niente ricotta? No, Prescinsea, prescinsewa. chiaramente se abitate al di fuori dei confini liguri e fate fatica a trovare la prescinsea, usate la ricotta, cioè non è che posso dirvi non fate la pasqualina perché non trovate la prescinsea, però se trovate la prescinsea, questa è della Virtus, chi fosse genovese zona centro al Baro, sappia che la Virtus è l'unica vera produttrice di prescinzea. Anche la prescinzea Tiguglio è fatta dalla Virtus, che ha sede in via Gobetti. L'azienda si chiama Lilag. La trovate basta che digitiate su Google e sono aperti anche al pubblico, cioè vendono ai professionisti. Noi compriamo questi. Anche i mastelli da 2,5 kg, ma vendono anche al privato e lì andate a trovare proprio la prescinzea. Ovviamente la trovate sempre fresca perché, a differenza di quella dei supermercati che magari va a sostituzione in base agli arrivi, loro lì hanno lo smercio primario. E quindi, se andate,
Dite alla Rossella che vi manda Claudio, magari vi toglie un centesimo. Scusa, Rossella, se... poi te li do io, dai. Allora, prendiamo la nostra prescinzione, la mettiamo nella Tanto fai ciotola. vedere la consistenza per chi Vedete non la la conosce. consistenza? Assomiglia alla ricotta, ma Un po' più è un morbida. po' più morbida. Noi a questo punto la dobbiamo ammorbidire ancora un po'. Allora, io se non sbaglio, negli ingredienti vi ho messo 350 grammi, Aspetta quindi che te lo dico. sono un vasetto più qualcosa. Io ne ho ancora un po' del vasetto Hai precedente. messo sì, 350 grammi. Esatto, questi sono 250 più quello che mi è avanzato da un altro vasetto di prima e quindi l'aggiungo. Si vedono gli ingredienti che sto postando? Datemi un feedback per piacere. Perché l'altro giorno avevamo problemi a farle visualizzare. Allora, nella precisione cosa mettiamo? Un pizzico di sale, perché la precisione è quasi insipida, nel senso che ha un ottimo sapore, ma non è particolarmente sapida e quindi bisogna in queste lavorazioni andare ad arricchirla un po', perché si può usare anche per i dolci la precisione, quindi no, non potrebbe essere troppo salata, se no chiaramente verrebbe limitato il suo utilizzo. Noi l'abbiamo a scuola, una volta abbiamo fatto una serata. Tutto il menù a base di prescinzione, ci abbiamo fatto anche un dessert, abbiamo fatto una cheesecake e quindi è assolutamente utilizzabile per qualsiasi tipo di preparazione. Un pochettino di latte per renderla ancora più cremosa. Non ne metto tanto, qui è il famoso QB. Dovete regolarvi, vedete, deve arrivare a questa consistenza molto molto cremosa. Molti non vedono gli ingredienti, alcuni hanno detto sì, molti dicono no, li riposteremo, Beh, ora scusate. ve li dico a voce, ve li ripeto a voce. Allora, vedete la consistenza che deve arrivare ad avere? Ok? Tipo un po' più densa di uno yogurt e un po' meno compatta di una ricotta. Andiamo a versarla sulla superficie dove abbiamo messo il parmigiano. Vai più là che così mi Se avvicino col cellulare. andiamo a stendere bene, e a questo punto arriva il momento delle uova, le famose uova. Allora, le uova nella pasqualina si mettono, intanto non si parla più di uova, ma si parla di rossi d'uovo. Perché la parte dell'albume in questo caso la scartiamo, la mettiamo da parte, poi la si può usare per fare un'altra cosa. Perché dobbiamo creare di solito si usava mettere un tuorlo per ogni commensale. Quindi, se questa nasce per 4 persone, direi, ma se voi la voleste fare per 6 persone, chiaramente andreste a mettere 6 tuorli. Io ne metto 4. E ognuno in teoria dovrebbe avere la sua fetta con il suo tuorlo d'uovo nel mezzo. Questo proprio, come vi dicevo prima, perché è un piatto completo. Qui abbiamo il carboidrato, abbiamo le verdure, abbiamo le proteine, abbiamo i grassi, quindi è un piatto assolutamente completo. Come facciamo a mettere i tuorli? Dobbiamo creare delle piccole fossette, quindi andremo a creare tra la prescinzione e le bietole delle piccole fossettine dove andremo ad adagiare, diciamo per quadranti in questo caso, il nostro tuorlo. Ok, quindi mi apro un uovo. Mi prendo il mio tuorlo e lo vado ad adagiare lì. Io una volta, perché non volevo metterci 50.000 uova ed erano tanti commensali, l'ho fatto con le uova di quaglia. Il vantaggio di farlo con le uova di quaglia è che sono molto piccole
e vi consentono di avere una quantità di grassi un pochettino più contenuta rispetto alle uova di gallina, che chiaramente sono molto molto più grandi. Qualcuno scriveva, ma ora mi sono persa. Se uso la ricotta, comunque aggiungo latte, faccio lo stesso Sì, procedimento che hai l'importante, fatto? questo non mi piace, questo uovo era brutto. L'importante è che la densità sia come abbiamo visto, cioè che non diventi troppo liquida, perché se no ti va tutta a spasso per la teglia. Quindi è importante che sia ricotta, che sia prescisso, e si arrivi ad avere una consistenza abbastanza cremosa ma compatta allo stesso tempo. E Monica Raimondi dice: posso fare ricotta yogurt greco? Puoi fare ricotta e yogurt greco, Sai, sì. loro sulla prescrizione non ce l'hanno, Sì, giustamente. io penso che qualche rivenditore la possa avere, però se non la trovi fai ricotta e yogurt greco. Allora, a questo punto ci riprendiamo la nostra pasta. Quindi prendiamo una pallina, mi do una passatina qua perché, Tanto si è aggiunto Gazzo, ciao come si Davide. dice a Zena, l'essuci di Mars. Allora, Che differenza c'è nell'usare bietole già cotte? Chiede Simonetta. La differenza non te la posso spiegare a voce, ma te la dovrei far assaggiare, nel senso che la bietola cruda mantiene un po' di croccante, mantiene tutto il sapore della bietola, non fa questo effetto pappetta. La bietola cotta chiaramente è più facile da gestire, nel senso la fai sbollentare, la triti, se non peggio la frulli. E a quel punto la stendi sul fondo, però non è più una pasqualina, è la classica torta di verdure dove allora insieme alla bietola, spinaci che siano, vai ad aggiungere la ricotta, allora lì metti le uova dentro l'impasto, il parmigiano, però hai l'interno che è monostrato, hai un interno verdolino leggermente marmorizzato dagli ingredienti che metti. Invece il bello della pasqualina originale è che, lo vedrete quando taglieremo quella cotta, hai proprio la separazione degli strati tra le bietole e la prescinzioa che rimane sulla superficie. E se poi hai fortuna di beccare l'uovo, vedi proprio la sezione con l'uovo che diventa sodo, no? Perché il tuorlo cuoce 45 minuti, quindi diventa sodo, diventa giallo chiaro. Allora, stessa lavorazione di prima, ok? La nostra pizzetta, vado a dare giusto, il mattarello serve giusto per dare, per confermare la forma, no? Per dare la giusta direzione. Poi quando io arrivo a questa situazione, basta, non lo uso più il mattarello, vado a lavorare proprio con le mani, vedete, la allargo leggermente e poi inizio a passarmela da un dorso all'altro delle mani. Simonetta ti ringrazia per la risposta. Ci mancherebbe. Si è aggiunta anche la Serena Broi, una mia collega. Ciao Sere. Vedete com'è? È talmente estensibile e flessibile che da questa piccola pallina da cui siamo partiti, fate conto che questa è la pallina di origine, ok? Si riesce ad arrivare quasi a 60 cm abbondanti di diametro se uno si mettesse lì con calma a farla bella sottile. Ok, direi che così va bene. Quindi, e in questo caso vado sopra, ok? E la copro. Olio, un filino d'olio e pennellino oppure a mano, come volete. Io ho il pennellino, quindi evito di pungermi Quello che ha avuto le molto successo i mani. giorni Esatto. scorsi. Ciao Palma! Ciao! Voilà. Poi, ultimo pezzetto di pasta. L'ultimo quarto. Ultimo quarto. Non c'è la signora Siri? Allora, poi, Non l'ho vista. schiacciamo bene la nostra pasta.
La Borre, che acquolina, uno dei miei piatti preferiti. Ho appena scritto a Bruce, che sarebbe il marito per chi non lo sa, che a fare la spesa di aggiungere la prescinzione al carrello. Bravissimo, Brava bravo. Borre, poi mandaci la foto. Stendiamo. Ok, a questo punto ultimo passaggio. Anzi, forse ce n'ho ancora un pezzettino. Io sono arrivato a farne sette strati sopra. Non ho voluto metterne di più perché poi è vero che sono sottili sottili, ma poi come si suol dire, troppo stroppia. Cioè secondo me non è necessario voler andare a fare il record del mondo di strati, perché non, tanto poi è una cosa che dobbiamo mangiare, non è che la dobbiamo tenere lì sul comodino. Quindi, ok, e andiamo a sovrapporre. Olè, e siamo a due. Ne facciamo ancora uno, che ne ho ancora questa pallina che mi è avanzata di prima. Se no bastano questi due, abbiamo detto. Sì. Però se avanza. Se avete della pasta, 3 o 4 fateli, non vi dico di no, anzi, tanto ci prendete la mano e poi danno quella parte croccante dove pasta a tutti gli effetti non ce n'è tantissima, quindi per dare un po' più di bilanciamento tra la parte croccante e la parte morbida, se riuscite a fare un po' più di strati è tutto di guadagnato. E con Niccolò Canepa siamo a 100 persone che ci stanno guardando. Ciao Ciao Nick! Nick! Anche Stefano di Bert si è Ciao aggiunto. Stefano, grande E Stefano! siamo a 102. Sei in pausa, Ste! È un ristoratore come noi che sta affrontando questo periodo come si riesce, diciamo. Ciao, dice Nicolò. Ciao. Allora, ultimo strato, andiamo ad allargarlo bene, quindi. Manualità, dice la Mimma. Ne avrò fatto mezza tonnellata, soprattutto perché poi questa è la stessa manualità che si utilizza per fare la focaccia di Recco. Quindi, come vi dicevo prima, se voi questo impasto, poi, se vi avanzano i ritagli, non buttateli via, fate una pallina, la mettete in frigo, il giorno dopo vi fate la focaccia di Recco. Quindi vi stendete una base sopra la teglia, oleata leggermente, ci mettete i pezzi di stracchino, la coprite con un tetto di sfoglia e te lo lì. Allora, Si qui può congelare la pasta, chiede Giorgia. si può congelare, ma non te lo consiglio, nel senso che è talmente veloce da fare l'impasto che è una pasta che tende ad avere poi a rilasciare troppa umidità quando la riporti a temperatura. Quindi se proprio non ne puoi fare a meno, ma io te lo sconsiglio perché, ripeto, fosse un impasto complicato, allora è un altro discorso. Voilà. Allora, a questo punto abbiamo i nostri due sotto e tre sopra. Rotellina. Andiamo ad incidere più o meno un dito sotto il bordo della teglia. Chiaramente se non avete la rotellina andate col coltello semplicemente. Ciao Marta! Marta Murgia. Voilà. E togliamo, vedete quanto esubero avete? Quindi voi questo qui, se non l'avete sporcato di bietola, di prescinsea, di qualsiasi cosa, adesso è molto nervoso perché lo abbiamo steso, però questo qui è come nuovo, è un panetto nuovo col quale poter fare un'altra pasqualina. Chiaramente non riuscirete a stenderla subito perché questa adesso è molto molto in tensione, quindi la riavvolgete nella pellicola e aspettate almeno un'oretta. Quindi l'ora di riposo vale per tutto, nel senso, una volta che una pasta viene stressata, viene creato il glutine e ha bisogno di riposo per essere stesa, almeno dovete dargli tempo di rilassarsi un po'. Ora cosa facciamo? Allora, adesso è un lavoro da mani piccole, nel senso, chi ha le mani piccole è avvantaggiato. Facciamo un piccolo cordoncino, vedete?
cercando di avvolgerlo leggermente. Roberta dice: eccoli, due ricette in una, anche la focaccia di re. Anche la focaccia di re. Sarebbe bello, Vedete che dice. ora che lo sto chiudendo sta crescendo la bolla? Perché chiaramente vado a impedire l'uscita dell'aria. Ecco, infatti ci hanno chiesto, ora ci soffi dentro? Allora, in teoria si faceva questo. Chiaramente per le norme HACCP, chi più o meno bazzica il mestiere dell'alimentarista sa che ci sono delle norme abbastanza ferre, cioè, cosa facevano le nonne? Mettevano una cannuccia, Esatto, anche mia nonna. soffiavano e facevano distaccare i vari strati inserendo dell'aria. Chiaramente ci sputavano anche dentro, già Non si può. perché Ah, no, no, no. poi in tempi di coronavirus, poi non è proprio il Esatto. caso. Qui però vedete che non è necessario. È gonfia, Guardate come gonfia. si è creata il gonfiore. Ok? Vedete? Sì. Allora, a questo punto si accende il forno. In realtà potevo già accenderlo, ma mi sono dimenticato. Vabbè, ma Allora, tanto l'abbiamo già cotta noi. 180 gradi. 180 gradi, vi consiglio di tenerla sulla griglia e non sulla leccarda. Quindi sulla griglia perché almeno il calore arriva direttamente a contatto col fondo. E sulla posizione più bassa che avete nel forno, in modo tale che si cuocia bene dal sotto, se no vi si dora troppo velocemente sulla superficie e sotto rimane cruda, ok? Quindi, ultimo lavoro è un goccino d'olio sulla superficie e quando sarà uscita dal forno, così come si fa anche a volte con la focaccia genovese, una cucchiaiata d'olio sopra per renderla bella lucida, ok? Quindi questa Quindi qui non il rosso d'uovo, chiede Alessio no, no, Profumo. no, non è necessario. Cioè, se hai un tuorlo che t'avanza, chiaramente il tuorlo, tanti mischiano anche il tuorlo con la panna e creano questa emulsione che dà brillantezza agli impasti. Però va bene anche un goccino di olio. Chiaramente, se ce l'hai lì che t'avanza, hai già rotto l'uovo, ma se no, è assolutamente sufficiente un goccio. Abbiamo l'olio buono in Liguria, quindi direi che assolutamente. Allora, tanto vi faccio vedere com'è venuta. Purtroppo, allora, questa Quanto cuoce? qui, ah, giusto, 45 minuti. 45 minuti d'orologio, a partire, ripeto, dal piano più basso del vostro forno. Ventilato o Io statico? l'ho cotta ventilato perché, ripeto, non posso fare altrimenti. Se la cuocete statico, magari aumentate anche qualcosina la temperatura, magari 185, 190 o magari partite con 180 e poi o allungate leggermente la durata perché purtroppo tra ventilato e statico c'è una bella differenza di erogazione del calore. Quindi io, ripeto, mettendola in basso, la ventola non mi ha creato grossi problemi di colorazione sulla superficie, me l'ha mantenuta, poi la vedrete, e quindi con quel minutaggio e quella temperatura è venuta bene. Chiaramente, come ripeto, il gonfiore che vedete nella foto che ho postato, quindi è la foto di quella che adesso vi farò vedere, ve lo tiene prima della cottura, vedete che qua non scende di un attimo, anzi si creano proprio queste bolle d'aria e lo avrete perfetto all'uscita dal forno, sarà proprio, sembra un campo da tennis al coperto. Chiaramente dopo pochi minuti tenderà a collassare perché sì, l'umidità fa collassare la superficie. Vediamo com'è adesso. Allora, Rullo di tamburi. questa è dopo il collasso. Eh sì, è collassata. Allora, vi faccio vedere adesso la fetta perché vogliamo vedere com'è. Tanto vedo se ci sono domande. Sì. Marilena Raimondi si è aggiunta, ciao. Dunque, se volessi farla con i carciofi, li devo sempre mettere a crudo No, come no, per no, 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 le no, 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 vietole? No, 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 no. arrivo. Allora, con i carciofi dovete. Chiaramente il carciofo ha un'altra storia rispetto alla bietola.
Primo perché dobbiamo capire che carciofi sono, che periodo di carciofo è in quel momento, quindi capire se sono teneri, se sono un po' più filamentosi, un po' più duri. In ogni caso, il carciofo da usare è un carciofo tenero, ovviamente. Si tolgono a crudo tutte le parti esterne, le foglie più spesse, ovviamente la parte delle spine, si tagliano a metà, si toglie la barbetta. Io ti consiglio di farli sbollentare in acqua acidulata per diciamo una decina di minuti, poi te li tagli a fettine, diciamo la metà carciofo la tagli in tre parti e li salti pochissimi minuti per eliminare un po' di acqua con uno spicchio d'aglio e un filo d'olio. Senza esagerare, perché ripeto, poi cuoceranno sempre 45 minuti, però una sbollentatura ci vuole perché se li metti a crudo no, non è sufficiente il tempo per cuocerli bene. Allora, a questo punto prendo una paletta e andiamo a toglierla. Dai, voglio vedere il taglio io. Andiamo a togliere. Allora, vediamo intanto se l'olio ha fatto il suo lavoro. Direi di sì. Voilà. Quindi vedete che non si è attaccata, si è solo leggermente scurita questa parte alta, ma sul fondo non si è attaccata assolutamente. E prendiamo un Che coltello. profumo! Io sono sempre quella fortunata, Allora, scusatemi. cerco di tagliare dove c'è l'uovo. Trovalo. Allora, questa è due strati, eh? Due strati di sopra e due strati di sotto. Non è tre come quella che abbiamo fatto insieme. Allora. Hai trovato? L'hai beccato? Appoggiala un po', che sennò facciamo il danno. Ok. Vedete che si vedono gli strati di bietole e sopra di prescinzea, quindi le bietole, vedete, si possono intravedere che sono cotte, però non si sono mescolate ovviamente insieme allo strato di prescinzea. Faccio vedere anche la sezione di qua. Ecco, Lì si si vede vede, l'uovo. ok? La pasqualina si conserva parte che vabbè, di solito questa sarà la nostra cena, non è detto che finisca tutta già stasera, ma si conserva anche un paio di giorni nel frigorifero. Anche qui non vi consiglio di congelarla perché vedete questa, la sfoglia, vedete com'è sottile? Questa sfoglia che chiaramente dopo la cottura tende un po' a cedere. Se la congelate si inzuppa, no? E quindi praticamente rimane quasi attaccata alla pellicola nella quale la mettete. Quindi vi consiglio di tenerla al massimo in frigo 2 giorni. Questa è buonissima anche fredda, diciamo tiepida. Se l'avete in frigo, la mettete 10 secondi, 15 secondi di numero nel microonde e deve essere mangiata tiepida perché sentite bene i sapori. Se la mangiate bollente, pare che vi ustionate, ma fate fatica proprio a distinguere la maggiorana dalla prescinzea, dalle bietole, dall'impasto e quindi tiepida è perfetta per essere consumata. Se non ci sono domande, io Una vi domanda lascio andare. c'è, se la invitiamo a cena. Chi è che l'ha scritto? Aspetta. Qua mi sa che dobbiamo aprire le prenotazioni perché Marilena l'ha la scritto. Mi mai. invitate a Ma cena? non Non puoi andare fuori regione, puoi andare fuori dai, regione, mi non puoi. No, spiace, Mari. dai, quando ci potremo spostare, te ne porto una su a busto. Boh. Preziosissimi consigli, complimenti, buonissima, bravi, bravi tutti. C'era ancora una cosa, sempre per i carciofi, li spolvero comunque con la farina, la stessa cosa Fai delle bietole uguale, poi. tu fai Ok. uguale perché quella farina che noi aggiungiamo serve, tanto è talmente poca che cuoce in un attimo, ma serve proprio per creare questo effetto cremoso e dare quella compattezza che normalmente alle torte di verdure si dà con l'uovo. Noi l'uovo lo usiamo come decorazione, diciamo, e come elemento in più, ma non è assolutamente un legante dell'impasto. Invece la farina ci aiuta.
Domani goulash, dice Sì. Alessandro Lauria. No, allora, domani, se il tempo continua così, domani. No. Allora, domani, ora vediamo se riesco a farvi fare un pane, però dipende da, perché sto elaborando a piccoli passi una ricetta di un pane, tra virgolette, facile, no? Perché poi la panificazione purtroppo è una delle cose più difficili in cucina. Se la gioca con i dolci, con i grandi lievitati dei dolci, però la panificazione è soggetta talmente a tante variabili che l'abbiamo visto con la focaccia è elaborata dal punto di vista dei passaggi. Il pane, quello che vorrei farvi fare è molto più semplice come passaggi, però devo capire se nella diretta riusciamo a vedere un po' tutti i passaggi velocemente. E comunque vi avviso domani in mattinata se metto il post sulla pagina. Ok? Direi basta, molti sono contenti. Le. Ripieni di nuovo, cioè Lo che so. ripropone i ripieni per, come No, ricetta. Ci ragioniamo, ci ci, ragioniamo. faccio, fa, io sto Anche perché io domani lavoro, quindi. ascoltando tutte le persone in base a quello che mi chiedono, cerco di. La Pasqualina è andata a Ruba Baci e. di dama, Sabrina, mi sa che. Baci di dama. Chi cosa? Cosa? Baci, eh? Baci. No, baci di dama non si può. La nostra, la Mari, La Mari la socia, non mi dà il permesso. Cioè, se non me li si può. devo No. far vedere con una ricetta farlocca, allora non va bene. Per ora no, poi vediamo se. È un copyright che È un non copyright. posso. Va bene. Basta, stanno salutando. Molti hanno chiesto poi informazioni per i corsi, ma poi gli Sì, scriverai te poi in privato. allora, se volete ricevere poi il calendario nel momento in cui sarà di nuovo operativo, se voi andate sul sito www.zerencook.it c'è una pagina che vi dice iscriviti alla newsletter, lì mettete la vostra mail, ci arriva e venite automaticamente inseriti nella mailing list. A quel punto, quando noi mandiamo ai clienti già esistenti l'avviso che i corsi ripartono, chiaramente arriva anche a voi. E se no, ci mandate anche su WhatsApp, c'è sulla pagina Facebook, c'è il pulsante invia un messaggio su WhatsApp. Potete mandarci la vostra email lì e vi inseriamo in automatico. Bene, Ok? noi andiamo a mangiare. Dai, vediamo che diventa calda. Ci Ciao. vediamo prossimamente. Ciao a tutti, Buona buona serata. serata. Ciao ciao.